acchisite sono delle pietre che vanno molto quest'estate e hanno degli strass intorno. Noi proveremo questa volta a realizzare delle pietre simili alle marchesite, però le possiamo realizzare in altri colori. Allora, le marcasite, come abbiamo detto, sono delle pietre che stanno andando moltissimo e le potete trovare nel sito Jobbi Berline nella categoria Berline Strass. Se invece volete realizzarle con degli strass colorati, questo è il risultato che andremo a sperimentare ora, in cui abbiamo delle pietre dure con, come potete vedere, tanti strass colorati, che sono inserite su una base di fimo. Quindi, per realizzare questi progetti dovremo utilizzare gli Xylon Rose No Hotfix. Questi non sono hotfix, non si incollano come gli Swarovski, però per questo utilizzeremo la Catopoliclay Liquid, o potete utilizzare anche il Fimo Liquid, delle pietre dure, chiodini. In questo caso io ho scelto il Fimo Effect nero perché ricorda un po' l'effetto metallico che queste pietre hanno, però potete utilizzare qualunque tipo di colore. Allora, con il Fimo facciamo un piccolo tubo e lo andiamo a schiacciare con il roller. Dopo aver schiacciato la parte in fimo, andremo ad applicarla sul bordo della pietra. Dobbiamo considerare sempre dov'è il foro della pietra, perché poi lo andremo a ricreare con il chiodino, forandolo nuovamente. In questo caso noi sappiamo che il foro è qui. E quindi andiamo con il chiodino a ripassare. Leggera pressione. A questo punto andiamo a mettere il fimo liquido sul bordo del fimo. Questa è la lacquer liquid trasparente, quindi poi in cottura ovviamente non si vedrà più. Ci serve per incollare i nostri xylon, perché altrimenti tendono poi, una volta cotto, il fimo a cadere. E andiamo ad applicarli. È importante calcolare bene caso. Io ho scelto di mettere due colori, ma se posso mettere molti di più, in base a quello che volete realizzare. Io ho deciso di fare soltanto una fila per farvi vedere qual è, diciamo, la tecnica, però ovviamente, anche con le altre pietre, è bello proprio fare più file, proprio per creare un gioco di colori maggiore.
La decorazione è terminata ed è pronta per la cottura. E la cottura abbiamo utilizzato il fimo, quindi sarà di 110 o leggermente di più di calore e di 30 minuti il tempo. E per quanto riguarda le pietre che andremo a utilizzare, io utilizzo tutte quante delle pietre dure. È molto importante utilizzare pietre e non componenti in plastica o in altri materiali, perché ovviamente in forno si danneggiano. Una cosa che può essere interessante sapere è che questa tecnica ci può essere utile quando, per esempio, può capitare di avere delle pietre rotte, scheggiate, e se vogliamo coprire il foro delle parti rovinate, con questa tecnica le possiamo recuperare. Oppure, se abbiamo delle pietre che vogliamo rendere più particolari, come questa qui, possiamo fare delle piccole decorazioni e abbellirle. Questo video tecnica è terminato. Per qualunque informazione potete scriverci a info@viperlile.com. Ciao da Ivana!